In Italia continua il surreale dibattito sul MES, il fondo ammazza stati a cui nessun paese europeo, guarda un po', vuole accedere. È un dibattito che mette sempre più in evidenza le insanabili fratture che esistono tra le due anime della maggioranza che sostiene il governo Conte, con la sinistra piddina che sta facendo di tutto per convincere gli alleati del Movimento 5 Stelle a non seguire la linea dei pericolosissimi sovranisti, contrari all'utilizzo del fondo salva stati, secondo loro, perché fanno propaganda. Allora vale la pena di spiegare una volta per tutte come funziona il MES. Però lo facciamo con un ospite d'eccezione. Un pericolosissimo sovranista? No. Il ministro dell'economia del governo Conte, Roberto Gualtieri, esponente di spicco del Partito Democratico, che probabilmente a sua insaputa smonta con grande chiarezza una serie di idiozie che sentiamo ripetere ogni giorno dal mainstream. Allora, che cos'è il MES? Il MES è un organismo intergovernativo nato originariamente per offrire sostegno ai paesi in crisi finanziaria e che accompagnava, come da trattato, questi prestiti a delle condizionalità che sono effettivamente necessarie perché iscritte nel trattato. Capito? Punto primo. Il MES è un'istituzione figlia di un trattato internazionale. È stato pensato per prestare quei soldi agli stati che non riescono più a piazzare i loro titoli di Stato, cioè in pratica quelli che sono sull'orlo del default, e serve a evitare il default degli stati che sono nella zona euro perché il loro fallimento potrebbe avere un effetto contagio. Però, per prestare i soldi a quegli stati, il MES pretende in cambio di controllarne la politica economica. Quando questo accade, l'unico obiettivo del MES è far quadrare i bilanci. Che si ottenga tagliando spesa sociale, imponendo un regime di austerità come è accaduto in Grecia, utilizzando la mannaia, poco importa. Il negoziato che abbiamo condotto, molto positivamente io penso come paese, ha detto sì, ma noi possiamo rispettare questo obbligo della condizionalità, non dicendo non ci sono condizionalità, ma dicendo che in questa fase e quindi per questi tipi di prestiti la condizione deve essere che questi soldi vengano utilizzati per rafforzare per spese sanitarie dirette e indirette o anche diciamo di contenimento e di prevenzione, quindi in realtà è un ventaglio molto alto di risorse. Punto secondo. Se il MES è figlio di un trattato internazionale indipendente dalle istituzioni europee, è chiaro che quello che decidono l'Eurogruppo o il Consiglio europeo non è vincolante per il MES. Per modificare le condizionalità del MES serve una modifica del trattato. Ma se anche fosse vincolante quello che decidono le istituzioni europee sul MES, voglio sommessamente ricordare che il Consiglio europeo ha messo nero su bianco che dal 2022 gli stati indebitati con il MES saranno sottoposti alla cosiddetta sorveglianza post-programma. Che significa? Che fin quando non si restituisce almeno il 75% del prestito, la Commissione europea e la Banca Centrale europea potranno intervenire sulla politica economica dell'Italia. Noi paghiamo un interesse più alto degli altri e questo costa, il MES ti dà le stesse risorse, non risorse aggiuntive, attenzione, sono risorse che poi fanno sempre debito pubblico, ecco, non è che non sono grants, non sono contributi a fondo perduto, certo. Come quelli per esempio del recovery plan, sono dei prestiti come quelli che l'Italia fa quando emette dei titoli di Stato che tuttavia hanno un tasso di interesse più conveniente perché appunto sul decennale è 0,08, praticamente zero, e sul settennale meno 0,07. Noi invece oggi abbiamo aggredito a 1,29, quindi si risparmiano un po' di soldi, non 37 miliardi gratis che arrivano, si risparmia la differenza tra il tasso di interesse che noi pagheremmo con i nostri BTP e quello invece il tasso che ti offre il MES. E quindi sono circa, per esempio, su quei 37, poi è un benchmark in realtà, si potrebbe fare un po' di più, un po' di meno, per esempio sarebbero circa, a oggi, circa 500 milioni anno. Avete sentito? I 37 miliardi del MES non sono un regalo, sono comunque un debito. E altra cosa, i soldi del MES non sono soldi in più. Non è che se noi non li prendiamo significa che domani ci saranno 37 miliardi di meno per la sanità. L'unica questione, ci spiega Gualtieri, è che se gli stessi soldi che ci dà il MES li prendessimo sui mercati emettendo i nostri titoli di Stato, pagheremmo un tasso di interesse più alto. Quindi Gualtieri ci dice, di fatto, che il MES servirebbe solo a risparmiare al massimo circa 500 milioni di euro l'anno, che comunque, se anche fosse vero, sarebbero a nostro avviso una somma un pochino esigua per rischiare di avere la troica dentro casa. Ricordiamoci che mediamente la spesa pubblica italiana è di circa 830 miliardi di euro. Il punto però è che non è neanche vero che con il MES risparmiamo sugli interessi da pagare.
Gualtieri omette di dire che i prestiti del MES sono prestiti senior, ovvero hanno una priorità di rimborso rispetto a tutti gli altri titoli. Questo comporta che se i nostri titoli di Stato sono di rango inferiore rispetto a quelli del MES, inevitabilmente i mercati chiederanno un interesse più alto, quindi il risparmio di cui parla Gualtieri viene bruciato dai maggiori interessi che andremo a pagare sui nostri titoli di Stato. L'effetto complessivo rischia di essere addirittura uno svantaggio, perché rischiamo di andare a pagare molti più interessi sul nostro debito. Se non volete credere a quello che dice Fratelli d'Italia sul MES, ascoltate bene quello che dice Gualtieri. Nella migliore delle ipotesi risparmiamo qualche centinaio di milioni di euro. Nella peggiore rischiamo il commissariamento della Troica con la beffa di pagare anche di più. Ringraziamo il ministro Gualtieri per averci aiutato a capire meglio perché l'Italia non deve accedere al MES.